Sindaco, vi essere più sicure con i rinforzi della polizia? Buon segnale, vuol dire che il turismo in qualche modo sta ritornando e quindi la vita con esso anche. Sì, questo era un obiettivo della nostra amministrazione già da diverso tempo. Finalmente, grazie al prefetto di Foggia e al questore di Foggia, è stata accolta questa nostra richiesta proprio perché l'enorme flusso di turismi, ci mette in crisi durante il periodo estivo e quindi un rinforzo era assolutamente necessario. Dopo anni di richieste, finalmente è stata accolta la richiesta di un rinforzo estivo della Polizia di Stato e penso che sarà un'estate più sicura per tutti. Vieste, Perla del Gargano, ma anche la città che traina il turismo pugliese, sta succedendo anche adesso, la gente ha voglia di ritornare a vivere, a divertirsi e quindi state registrando anche qui a Vieste numeri che, gli altri anni, insomma, facevano la differenza. Sì, sta ritornando un po' come prima del Covid. Sembra che tutto vada in quella direzione, però diciamo, a tirare diciamo, i conti, aspettiamo la fine dell'estate. Per il momento sta andando bene, al di sopra delle attese, vedremo poi a fine stagione. Vieste ha una voce importante anche nel G20 delle città balneari. Pensate di dover chiedere qualcosa a questo governo o alle istituzioni? Ma abbiamo già chiesto una maggiore attenzione per le nostre città, abbiamo chiesto che venga approntato un disegno di legge che riguardi proprio le città balneari, lo status di città balneari, perché come città balneari abbiamo dei grandi scompensi durante il periodo estivo e questi scompensi vanno curati, vanno attraverso una diversa disciplina rispetto alle città, diciamo, ordinarie. Quindi abbiamo la necessità che anche la normativa per noi sia diversa e anche le risorse sul territorio devono essere diverse proprio perché i cittadini che poi effettivamente frequentano la nostra città non sono i 13.800 dei residenti, ma centinaia di migliaia durante l'estate.